Cappuccino, raga! Come al bar. Anzi, meglio, perché qui non ci vuole il Green Pass. Raga, devo farvi vedere una roba. Ecco come stendo la roba in camper. Qui ci stanno 1, 2, 3, 4, 5 paia di mutande. Là ho messo tutte le calze. Qua dietro, in questo filo da stendere le magliette, ne ho tolte già due perché si sono asciugate. Qui davanti fa un po' effetto forno. Adesso vi porto con me in una bella dronata. Buona visione. Bene, ora partiamo, ci spostiamo da questo posto molto carino con una chiesettina. Qui i colori sono mega autunnali, come avrete visto dalle scene del drone. Spero che queste riprese veloci vi siano piaciute. E la giornata ora si è un po' coperta, ci sono un po' di nuvole sullo sfondo. Purtroppo ieri niente aurora, ce n'era una veramente leggerissima, quasi, cioè, a occhio nudo praticamente non si vedeva. Si vedeva qualcosina con la fotocamera, però niente di che. Speriamo che rimanga così, non peggiori troppo, perché voglio proprio vederla. Eccomi, ho beccato Giulio e Chiara, i vagamondi, ci eravamo visti ad aprile in Lapponia svedese. Beh, in linea d'aria non eravamo lontani da qua, niente affatto. Oggi giornata non male, si sta coprendo un pochettino, speriamo si apra un po'. I colori sono pazzeschi, io non so se col telefono non rendono nulla, con la GoPro, col drone spero un po' di più, perché sono veramente bellissimi con questo sole. Wow, io devo ancora pranzare, sono le, non lo so che ore sono, ah ce l'ho lì l'ora, che stupido, 16:14, non sono più abituato ad avere l'orario lì. Andiamo a cercare un posticino dove passare una serata, magari davanti al fuoco, anche perché questa notte, cioè la notte passata, ha fatto -3 di minima,
meno 2.7, una roba del genere, quindi faceva già freschino, lo ammetto, però di giorno poi adesso con il sole una decina di gradi li fa, quindi insomma con una felpina addosso si sta bene. Boh, vediamo cosa riusciamo a trovare. Yuki, andiamo! Vieni! Vieni! Gli diamo fuoco così qui. Sì. Uso la diavolina? Sì. Mi sembra ce l'ho ancora. Ma se ce l'ha, sì, ma tu ce l'ho anch'io. C'ho ancora qua la Svezia. Già sei stata a Norvegia. Comunque in inverno deve essere uno spettacolo. Cosa? In inverno. Allora. Però inverno tipo febbraio, perché sennò non c'è luce, cioè. Tu dici dicembre, cioè. No, è estremo. Cioè è bello se sei preparato che lo sai, perché sennò non ti passa più.
sta cosa non faccio. Sai che faccio un po' io, non l'ho mai fatta sta roba. L'accetta me la so comprata, coltello ancora no. Vai. Pian piano. Ma puoi fare anche con l'accetta, alla fine. Ma ho visto che sto coltello da zero. Ah sì, però... Tu fai così e poi con questo batti su una. Sì, questo è duro. Quando arrivi al fondo occhio non dargli il colpo perché sennò prende il colpo il coltello. Dico, ma cazzo fai? Questo è duro. Vecchio, tu ne hai tagliati 5 sto tempo. No, quello è duro, duro. Cioè, è normale che gli altri non faceva che questo no. Si andava in su. Quello sì. Devi dargli un bel contraccolpo quando... Ma mi hanno detto che a Capo Nord hanno cambiato, non puoi più salire con... Sì, no, l'ho fatto, tu eri salito una volta dove c'è il mappamondo col Ducato. Sì, ma in realtà anche lì mi avevano massacrato. Te l'avevamo visto? Cioè te l'hanno detto? No, lì non c'è nessuno. Ti hanno massacrato tutto il cazzo? Sì, sì. Se tutti facessero come te! Perché finirebbe lo spazio. Ma non c'era nessuno. Immaginavo. Vabbè, ma novembre. Cioè fino ad aprile penso che sia così sempre. Cioè, inizi così, no? Sì. E poi gli dai il colpi più in qua, così si ristabilizza, cioè si ricentra, diciamo. Con disco mamma aspetta minchia se pesa il manico che pesa tanto. Dov'è il porta? Cos'è che c'è? Il qua ragazzi il porta che mi serve e poi formaggio marcio. Yeah. No, questo è buono, questo ci vanno, loro vanno pazzi. Che pizzetta, oh! Qua famo le, ieri famo le pizzette però. Sì. Noi facciamo la pizzona, facciamo questa padella, quindi Yuki, sta contattando. Yuki no, è te. Però se ne famo 5 o 6. Dai. Ops. Stampa, sboccia, dov'è la bottiglia? Oh. Aspetta.
Ma, mamma mia! Tu ce l'hai il tuo piatto? No, mangio da qua, tranquillo. Qui ce l'abbiamo, eh? No, no, ma vai tranquillo. Wow! Tac! Tac! Vieni, Ciccio! Ma però... Ma aspetta, io ne prendo una intanto, eh? Mm-hmm. Mamma, sto pomodoro cos'è? La fine di un moon. Mi sono tirato su un coso qua. Fa tanta roba, oh. Accettabile. Accettabile addirittura, dici solo tu e basta. Cioè, guarda l'impasto com'è. No, buona, buona. Mi piace. Ma che lievito usi tu? Quello istantaneo? Quello di birra? Quello sbriciolo, sì, quello fresco. Ok. E la lasci lì? Sì, ma andava lasciata di più, però vabbè. Ma saperlo lo facevo ieri. Beh. Però vabbè. Oh. Le cose improvvisate sono sempre quelle migliori. Ma sì. Sbocciamo? Dopo sta pizza, raga. Qua manca solo l'aurora. Dai, eh. Ma... Yuki! Tappo! E qua, qua. E ale, auguri! Auguri! Ma che buona, buttai anche qua, tu c'hai l'altra pizza, eh? Aspetta che lo prendiamo, Ari, è qua. Dove è qua? È qua, l'avevo visto. No, è una cazzata. No, hai lavorato più di qua. Mi sa che c'era Yuki. Yuki? L'ha preso! Grande Yuki! Prima gli ha preso il mestolo. Oh, gli ha preso il mestolo! Come gli ha preso il mestolo? Ari, che morsicava il mestolo, pensavo c'era il bastone. Oddio, aspetta, mi sa il telefono che l'ho potuto portare. Vai, prendete, È troppo buono. Tutto? Ma, sì. Quindi non faccio complimenti, ho detto ne prendo una, invece ne prendo due. Prendi. Ecco, quindi vedi che ci avevo visto giusto. Grazie. Allora. Se vuoi, bevi com'è qua. Mm-hmm. Pizza numero 3, bella carica, anche se non abbiamo tutti gli ingredienti, ma comunque è così. E qui c'è la quarta, lo so, ho messo un po' a caso, ma perché... Non preoccupatevi.